Hanno fatto irruzione nel supermercato puntando una pistola sui dipendenti. Attimi di paura ieri nella tarda mattinata in via Monsignor Felice Romano a Torre del Greco. Il fatto è accaduto intorno alle 13. I ladri si sono immediatamente diretti alle casse per farsi consegnare l'incasso e poi dileguati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ad avviare le indagini per ricostruire la dinamica del raid. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, ad agire sarebbero stati due uomini a volto coperto, con abiti scuri e armati di pistola, e l'incasso prelevato pari a circa 1.000 euro. Fortunatamente, al momento dell'irruzione, all'interno del supermercato c'erano solo pochi clienti. Proseguono dunque le indagini per risalire agli autori del raid. Le forze dell'ordine hanno ascoltato la testimonianza di dipendenti e clienti presenti al momento della rapina e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato che potrebbero essere utili ad incastrare i malviventi.